L'azienda Osventi di Verona è divisa nel suo territorio in 4 distretti ed un ospedale che conosciamo tutti è quello di San Bonifacio. L'unico distretto che insiste unicamente sul territorio del centro cittadino, del comune capoluogo, ed è anche il più popoloso, è il distretto numero 1. Come si articola? Il distretto sociosanitario numero 1 è il distretto con la composizione di popolazione più elevata di tutta la USL. Il suo territorio si ricomprende con la prima, seconda e terza circoscrizione del comune di Verona. Nello stesso vengono erogate una serie di prestazioni che sono tipicamente di medicina del territorio, quindi di medicina svolta come assistenza primaria nei confronti della popolazione assistita, in questa ricomprendendo non solo la medicina generale, la pediatria di libera scelta, ma anche la specialistica ambulatoriale. Infatti nel distretto ci sono due grandi poliambulatori, uno in via Polone e un altro in via Campania. Un'altra caratteristica importante del distretto è quella dello svolgersi dell'assistenza domiciliare e dell'assistenza residenziale per le persone non autosufficienti o disabili. L'assistenza sanitaria ai cittadini del distretto 1 viene offerta per mezzo di una serie di professionisti convenzionati che afferiscono al nostro distretto, circa 90 medici di medicina generale, 15 pediatri, una serie di specialisti che operano nei due poliambulatori e il servizio di continuità assistenziale. Noi monitoriamo, verifichiamo le prestazioni che vengono date da questi professionisti per i cittadini che sono a domicilio, anche quelli più sfortunati che hanno bisogno di assistenza domiciliare, per i quali attiviamo tutta una serie di prestazioni assistenziali erogate direttamente dal distretto. Abbiamo varie forme di assistenza domiciliare sanitaria. Una delle forme che va per la maggiore è l'assistenza programmata, che prevede degli accessi medici programmati, appunto, che possono essere una volta alla settimana, una volta ogni 15 giorni, fino a una volta al mese. Per i meno fortunati che non sono al proprio domicilio o che scelgono un'assistenza di tipo residenziale, quindi in strutture di cosiddette case di riposo in maniera permanente o temporanea, anche lì offriamo un tipo di assistenza tramite i medici di medicina generale e offriamo un'azione di coordinamento e di assistenza integrativa che forniamo direttamente o tramite enti con noi convenzionati. Al piano terra della sede centrale di via Poloni troviamo le attività amministrative con le casse e il ritiro referti, ma anche l'anagrafe assistibili, scelta e cambio del medico di base. Beh, alla cassa si paga e si accede alle prestazioni del poliambulatorio, mentre alle pratiche amministrative si fanno le iscrizioni al Servizio Sanitario Nazionale, le esenzioni ticket, gli attestati per l'estero e qualsiasi informazione utile ai nostri utenti. Anagrafe regionale. Dal 1 aprile dell'anno scorso ci siamo collegati con un'anagrafe regionale e questo per noi è molto importante perché possiamo vedere tutti gli iscritti alla Regione Veneto, evitando così doppioni di iscrizioni e anche a volte si agevola il cittadino evitandogli di richiedere informazioni presso le altre USL, quando le possiamo benissimo vedere noi. Sempre in via Poloni il poliambulatorio per le visite specialistiche, il centro osteoporosi e densitometria ossea, il punto prelievi e le vaccinazioni.